Professor Adobati, l'Università di Bergamo, la Facoltà di Ingegneria di Danne, si amplia ancora. Quali sono i punti principali di questo progetto? Ma anzitutto è il potenziamento del campus di ingegneria, è un suo completamento che ricomprende l'ex centrale Enel di Dalmine, che l'università ha acquisito nello scorso maggio e che è oggetto di un percorso di riqualificazione, sostenuto anche da un bando che INAIL ha emesso, al quale abbiamo partecipato e siamo stati ammessi, e quindi ha un'opportunità di sostegno al finanziamento delle opere che ci è dato da questo bando. L'ampliamento comprende un potenziamento degli spazi a disposizione del polo di ingegneria, in particolare spazi a disposizione per gli studenti, spazi studio, aree laboratorio e uno spazio che ci immaginiamo posto un po' come centralità di quell'area del campus per l'accoglienza, per il visiting di visitatori internazionali. Il mio ruolo è stato quello di segnalare all'università questa opportunità. In virtù di un emendamento alla legge di stabilità 2015 sono stati messi 500 milioni di euro e queste risorse, che sono risorse del fondo INAIL che giacciono nella tesoreria dello Stato, sono state messe a disposizione per progetti che per la prima volta, proprio grazie a questo emendamento, ha la possibilità di essere utilizzato per interventi di natura sociale e di natura educativa. L'Università di Bergamo sta investendo da molti anni in innovazione, internazionalizzazione, aumento dell'offerta. È esattamente in linea con ciò che l'OCSE ci ha detto per rendere questo territorio competitivo a livello europeo. Quindi, come dire, dal connubio di questa buonissima collaborazione tra il Comune di Dalmine, l'Università e il ruolo che abbiamo noi come parlamentari, quindi è stato quello di individuare queste risorse. Sindaco di Dalmine, Lorella Alessio, quanto è importante questo intervento dell'università sull'ex centralina Enel di Dalmine? Sicuramente è importantissimo per due motivi. Il primo appunto quello della riqualificazione di quell'area che adesso da anni è dismessa, ma fondamentalmente perché l'ampliamento dell'università in quella localizzazione rientra appunto in un piano di offerta formativa per l'università, ma anche per il territorio. Dalmine ospita tre istituti superiori, due istituti comprensivi, l'università, per cui sicuramente diventa uno dei punti fondamentali per la provincia e non solo. L'offerta formativa si amplierà e naturalmente questo per la logica del principio che la formazione, la ricerca è importante anche per l'amministrazione comunale di Dalmine.